stato, grazie agli organizzatori che hanno organizzato. E come forse avete sentito dire, questo è un film che ha avuto una storia un po' speciale anche dai contenuti, è stato molto difficile da produrre. E poi quando è uscito è sparito subito dalle sale perché nessuno è andato a vederlo, secondo la distribuzione, secondo i giornali, perché è un film che alla gente non interessa, secondo me, perché non lo sapeva nessuno, ma anche qua alla fine è uscito, voi lo sapevate? No. Fatto sta che superato il momento di depressione ho cominciato a pensare cosa si può fare perché non vada a finire così. È un lavoro che è costato tanta fatica, secondo me evidentemente è importante. C'è stata l'occasione di una proiezione organizzata dal Movimento 5 Stelle in Parlamento che ha infervorato gli animi, qualcuno ha detto riportiamolo in sala, io ho detto sì, non avendo la più pallida idea naturalmente di come fare, perché è una cosa che non è mai stata fatta da nessuno, riportare un film in sala senza una distribuzione, e ci siamo inventati un metodo utilizzando quasi esclusivamente i social network, anzi esclusivamente i social network dal punto di vista della pubblicità, e anche una forma di organizzazione che piano piano ha preso piede. Abbiamo iniziato il 14 novembre, più o meno prima di Natale abbiamo cominciato a capire come si poteva fare e poi siamo diventati tutti sempre più bravi. Fatto sta che ora sono passati poco più di 5 mesi e siamo riusciti a organizzare parecchie proiezioni. Questa è la proiezione numero 565, non è male. Tanto che stiamo pensando di, una volta che appunto abbiamo acquisito questa capacità, di utilizzarlo magari per distribuire anche altri film belli che la gente non riesce a vedere. Non abbiamo moltissimo tempo, dobbiamo capire come fare con l'altra sala, quindi insomma cercherò di dire l'essenziale, se avete delle domande, anzi spero che sicuramente le avrete, magari cercate di farle un po' brevi, così possiamo parlare di più argomenti. Questo appunto che avete visto è un film sulla trattativa Stato-mafia, non è un film né sulla mafia, né su tutti i rapporti tra lo Stato e la mafia in generale. È un film che parla di un'inchiesta, tutto sommato, anche se poi ci sono delle cose in più e delle cose in meno rispetto a quelle che sono selezionate dal processo, che riguarda i fatti che si svolgono più o meno dal 90 al 94, quando il patto con la mafia, che c'era sempre stato, si incrina, si rompe, anzi, che ha cominciato a incrinarsi nell'80 con l'assassinio di Piersanti Mattarella, si rompe definitivamente con le condanne del maxi processo, ci sono le stragi, qualcosa si muove dietro le quinte e il patto si riforma. Questa è la tesi del processo in corso a Palermo, il processo più importante, più osteggiato d'Italia. Il titolare delle indagini di Matteo, come probabilmente saprete, vive sotto una serissima minaccia di morte, di cui non gliene frega niente a nessuno, ma insomma è sopravvissuto già 3 volte per miracolo a diversi attentati. Quindi, e oltretutto Di Matteo, anche lui, sta indagando non sulla mafia, anche in questo caso le minacce arrivano dalla mafia, ma non è sulla mafia che sta investigando, ovviamente. Questo film riguarda ovviamente più i rapporti, le responsabilità delle istituzioni che non quelle dei mafiosi, che sono già tutti all'ergastolo più o meno, anzi sono assolutamente tutti all'ergastolo quelli imputati nel processo. Se avete delle domande, ho come una sorta di fregola per cui possiamo parlare di tante tante cose, l'argomento è complesso. Cercherei di attenermi all'argomento perché comunque è un argomento che si può approfondire anche tanto volendo, e mi rendo conto che magari nel film, per poterci mettere tutto quello che secondo me è essenziale, sono stata molto sintetica, insomma, ognuno di questi capitoli si può estendere e ci sono tante cose in più da sapere. Questa sicuramente è un'occasione importante per fare questo lavoro piuttosto che metterci a parlare di Renzi, che capisco sia un argomento fantastico,
possiamo anche dimenticarcelo per un po'. Dicevo, che cos'altro si può dire di fondamentale? Tutto quello che viene detto nel film è tutto assolutamente accurato, controllato e ricontrollato per rispondere alle domande che mi fanno sempre. Ti hanno già querelato? No signore, non ho preso nemmeno una querela, per dire che è significativo, direi, data la portata delle cose che si raccontano. Naturalmente il racconto è fatto, ogni pezzo del racconto è fatto da un testimone, nel caso di Riccio, è Riccio che racconta come sono andati i fatti della mancata cattura di Provenzano, e non è detto che il tribunale creda alla sua versione, ma il fatto che non creda alla sua versione non significa che Ilardo davvero non sia morto in quel modo, con la complicità di qualcuno nelle istituzioni, e che Provenzano non potesse essere catturato quel giorno, perché questi sono dati certi e acclarati. Infatti molte delle assoluzioni, le assoluzioni per esempio che coinvolgono Mori, sia per la mancata perquisizione del covo di Rina, sia per la mancata cattura di Provenzano in primo grado, sono assoluzioni perché il fatto non costituisce reato, non perché il fatto non sussiste. Io ho imparato queste sfumature a forza di... Non sono mai stata un'appassionata di questo genere, però insomma certe cose ho dovuto capire per forza, e la differenza è sostanziale, cioè non si nega che il fatto sia avvenuto, semplicemente si nega che siano state portate prove sufficienti a dimostrare il reato di favoreggiamento, il famoso 416 bis, un reato effettivamente difficile da dimostrare perché è scritto in un modo un po' ingarbugliato, ed è scritto in un modo un po' ingarbugliato e non è mai stato inserito nel codice penale, ovviamente perché non c'è la volontà politica di farlo, perché il reato ideato da Falcone proprio per punire la politica collusa con la mafia, o le forme di collusione, di complicità della mafia che stanno fuori dall'organizzazione stretta, nel senso per colpire quelle persone che non sono affiliate, non hanno fatto il rito del santino, non si sono mai bucate il dito, ma che ciò nonostante fanno affari con Cosa Nostra da sempre, anche perché poi gli affari con Cosa Nostra, quando cominciano, non si fermano, a differenza di quello che ci raccontano le nostre sentenze, che ci dicono che Andreotti ha avuto a che fare con Cosa Nostra, ma fino al 1980, poi ha smesso, Del Nutri ha avuto a che fare con Cosa Nostra fino al 1992, poi ha smesso. Non è vero che si può smettere di avere a che fare con Cosa Nostra, secondo le sentenze sembra che sia più facile rompere un contratto con la Telecom che uscire da Cosa Nostra, che non ti chiamano manco a casa. Com'è, ha deciso di lasciare Cosa Nostra? Guardi che la possiamo fare un'offerta che non potrà rifiutare. Non è così. Sono sentenze politiche, evidentemente, perché dire che sostenere che Andreotti, che è stato presidente del Consiglio per 7 volte, era un uomo di Cosa Nostra, e condannarlo chiaramente sarebbe stato devastante, intollerabile per il sistema, avrebbe significato dover azzerare completamente la nostra classe dirigente e ricominciare da capo, idem per Del Nutri. Se la complicità con Cosa Nostra fosse andata avanti fino al 94, cioè fino alla fondazione di Forza Italia, voleva dire che Forza Italia è stata fondata da un uomo di Cosa Nostra, e che quindi un uomo che ha governato l'Italia per gli anni 20 anni successivi era un uomo nelle mani di Cosa Nostra, cosa che peraltro sappiamo che è, perché Berlusconi entra in contatto con Cosa Nostra, e anche questo è un fatto acclarato grazie alla sentenza Del Nutri, proprio nel 1974. Berlusconi che non ha mai, si è sempre rifiutato di chiarire dove ha preso il capitale iniziale per diventare imprenditore. Ci sono tante testimonianze, tra cui anche quella di Di Carlo, un collaboratore intervistato nel film, che ci raccontano appunto che i soldi li ha presi da lì. Poi ce lo dicono anche tanti altri, soldi che tra l'altro Berlusconi non ha restituito. Per cui ci sono state anche delle faide o dei tentativi per riprenderseli, che sono delle ulteriori prove che lì ci sono degli investimenti mafiosi. Anche se non c'è nessuna sentenza che ratifichi queste testimonianze per ora. Domande? 1, 2, 3, vai. Facciamo a cambio. Ah, sì. Chi è che ha alzato la mano per primo? Questo ragazzo qua davanti, guarda, con gli occhiali. Ragazza? Scusa.
capelli corti, io come faccio a distinguere? Comunque, grazie per la ragazza. Buonasera. Questa donna matura. Allora, io sono stata colpita da la circolarità del film, più che altro, e proprio la domanda iniziale della dottoressa, della professoressa di teologia e la risposta di Spatuzza, perché ci ho visto veramente l'essenza della grazia, no? Mi guardava e mi perdonava e mi donava la grazia, il perdono e quindi la salvezza. Allora, quando è venuta la senatrice Finocchiaro, Formia, io sono di Formia, per il convegno Bachelet, le ho chiesto se aveva visto il film e se aveva... Una domanda divertente. Sì, no, lei l'ha trovata interessante. L'ha visto? No, non l'aveva visto. E, io però, insomma, ho spiegato un po' il punto. Ti ha detto come va a finire, così poi non vede più. Ha una scusa, no. Sa come va a finire. Sì, mi dispiace. Però, no, la domanda poi che ho rivolto alla senatrice, che rivolgo a lei, è questa. È sintomatico che il docente di teologia, appunto, ponesse la domanda con tanti paroloni, mentre Spatuzza, con una esperienza di vita, rispondesse su che cosa effettivamente è la grazia. Allora le ho chiesto qual è, secondo lei, il ruolo dei cattolici in politica. Alla Finocchiaro, che non sì, credo sia cattolica. No, però ha una, cioè nel senso... Però arriviamo alla domanda, perché abbiamo sì, appena detto domande brevi. No, la domanda è la stessa, cosa pensa cattolici lei? In politica non penso nulla, cioè penso che non me ne frega, non voterò mai una persona. Sì, sì, no, però mi interessava la riflessione che lei ha fatto e quindi... Non riguarda assolutamente la riflessione, non riguarda i cattolici in politica, direi. Lei l'ha trovata... No, però collegando le due parti del film, no? Collegando le due parti del film sicuramente è una risposta che riguarda il concetto di grazia, che non è un concetto che ha a che fare col perdono, è un concetto che ha a che fare con una sorta di forza superiore che si contrappone alla brutalità e alla violenza e che effettivamente colpisce Spatuzza, perché è vero, stando a quello che racconta il suo confessore che l'ha seguito nel processo sia di conversione che di collaborazione, è vero che uno dei motivi più importanti che ha spinto Spatuzza a prendere queste decisioni era proprio il ricordo di Don Puglisi, di questo sorriso che effettivamente gli tornava in mente, ed è, io ce l'ho messo perché penso che sia un grandissimo esempio di forza, proprio di vera forza, che appunto si contrappone alla violenza, e perché penso che sia il tipo di forza che noi tutti dovremmo sviluppare ed esercitare per uscire fuori da questa situazione. Io non sono cattolica. Abbiamo qualcun altro che vuole fare una domanda. E nemmeno cristiana, per dire, pensa un po'. Prego. Allora, in questo illuminante film documentario abbiamo visto più volte Nino Di Matteo. Esatto. E abbiamo visto anche come il giudice Falcone e Borsellino siano stati sostituiti. Come possiamo spiegarci? Assassinati, non sostituiti. Beh, sono stati anche... Vabbè, ok. Come possiamo spiegarci la mancata assegnazione alla Direzione Nazionale Antimafia di Nino Di Matteo? Infatti la ringrazio per aver fatto questa domanda, perché questa è un'altra notizia che pochi conoscono. Lo sapevate voi che Nino Di Matteo ha fatto la domanda per entrare nella Procura Nazionale Antimafia? Gli hanno detto no, tu non puoi entrare. Decisione del CSM che gli ha preferito tre magistrati, di cui uno solo ha esperienze nell'antimafia, gli altri due non si sono mai occupati di antimafia. Ora l'antimafia è anche... la mafia è anche un
sono necessarie delle competenze molto specifiche, perché è un argomento complesso, non è come andare a fare il direttore della RAI che ci mandano cani e porci, può essere un manager, uno scrittore, chiunque, là devi sapere delle cose che si imparano nel corso di tanti tanti anni. Quindi io ho fatto anche un appello che trovate su Facebook, e se lo condividete, un evento in realtà, ma non so, è un'idea di Salvatore Borsellino, che secondo lui è meglio fare questi eventi, io non ci capisco una mazza, gli ho dato retta, dovete cliccare su partecipa, ma per far sapere la notizia, perché non è anche il fatto l'ha pubblicata a pagina 8, insomma, nell'appello, nella lettera aperta, io scrivevo ai magistrati che sono stati scelti al posto di Di Matteo, che secondo me sarebbe un bel gesto se rifiutassero il posto. Chiaramente è una proposta che sembra utopistica ai nostri giorni. A mio parere è un atteggiamento etico, di quell'etica che dovremmo cercare di ricostruire, cioè nel momento in cui una persona viene palesemente punita per ragioni politiche, non bisognerebbe solidarizzare con questa persona, altrimenti inevitabilmente si diventa complici, cioè soltanto per il fatto che riescono continuamente a dividerci, che non riusciamo mai a portare a termine una battaglia. Se fossimo solidali avremmo vinto da un pezzo. Grazie per la domanda. Altre domande? Avevo queste qua delle mani alzate. C'erano qualcuno? L'ho vista delle mani alzate, non avete più domande veramente? C'è un ragazzo da giù. No, se la deve fare per forza, non si preoccupi. No, non serve, non serve. C'è uno che ha una domanda veramente. Senti, rispetto ad altri due lavori di documentario più puro, perché questa inchiesta hai scelto di farla anche più con una sorta di fiction, di riproduzione del fatto in sé, non della narrazione con l'intervista, col documentario puro? A parte questo, già il termine puro è un termine che mi fa venire... Per purezza io intendo un'altra cosa, non intendo questa, insomma, per purezza intendo... Non so cosa voglia dire, questo qua non è un documentario, tanto per cominciare, io lo considero un film drammatico, poi la mia proposta non ha attecchito minimamente, lo chiamano tutti anche docu-fiction, che è un'espressione raccapricciante, lo so che molti la usano inconsapevolmente, ma è un'espressione che si usa per... che è nata per certe robe che andavano in onda su Rai 3 la notte, piuttosto brutte, quindi sentirlo chiamare docu-fiction per me è una ferita. Tanto quanto quando mi chiamano Sabrina, che è un nome bellissimo, io mi chiamo Sabina e faccio riferimento al ratto delle Sabine, non delle Sabrine, delle Debore e delle Vanesse, rapite anche loro, ma in altre situazioni. E questo film, io non... In linea di massima il mio criterio estetico è quello della funzionalità, penso che quello che cioè il modo più diretto e semplice per raccontare un fatto, il più preciso e anche il più bello. In questo caso era impossibile raccontare tutto solo con la finzione o solo col documentario. Solo col documentario non sarebbe venuto fuori un film, sarebbe venuta fuori una lunga serie di fatti a cui non sarebbe stato possibile dare una struttura di narrazione cinematografica. E, solo con la finzione nemmeno, insomma, forse con una serie TV, ma insomma già non mi hanno finanziato un film, figuriamoci una serie TV. E, di conseguenza questa è alla fine, dopo un periodo di riflessione e di sperimentazione, di scrittura di varie versioni di sceneggiature, mi è sembrata la soluzione perfetta, nel senso che appunto la finzione, poi fatta in questo modo, con questo stile brechtiano degli attori che comunque non solo entrano, escono dal personaggio, ma si prendono la responsabilità di quello che dicono, non è che stanno là come dei burattini, no? come le ricostruzioni televisive, cioè non è, alcuni l'hanno paragonato ai programmi di Santoro, però obiettivamente dal punto di vista proprio strutturale non c'entra niente, cioè non è che c'è un conduttore che dice tu fai così, tu fai cos'ha, è l'idea di una narrazione che procede attraverso
vari linguaggi, cosa che non è impura, è semplicemente contemporanea. E questi vari linguaggi servono perché sono necessari nel momento in cui, per esempio, si mettono in scena, al di là che poi le scene non sono ricostruzioni, anche questo è una differenza importante, cioè le scene sono scritte come scene, nel senso che ogni scena ha il suo, questo per chi ha nozioni così più tecniche, ha il suo arco narrativo, così come deve essere scritta una scena, non è che sono dei verbali presi e buttati in bocca agli attori, perché non sarebbero state scene godibili naturalmente. E d'altra parte, laddove c'è del repertorio che è più eloquente di quanto potrebbe essere qualsiasi scena, perché farlo finto, cioè perché mettere un paio di baffi finti a un attore per fargli fare Borsellino, quando le immagini di Borsellino vero sono così forti e ci raccontano tanto di più di quanto comunque la bravura di un attore avrebbe potuto raccontarci. La signora domanda, posso amplificarla? Chiunque può accedere agli atti di queste ricostruzioni? Allora, quando gli spettatori guardano questo film, spesso mi fanno questa domanda: ma dove ha trovato, ma dove si è documentata? Mi sono documentata alla Feltrinelli, cioè queste cose in teoria noi le dovremmo sapere, le potremmo sapere. La questione è che il nostro sistema di informazione è quello che è, lo conosciamo, il censorio inefficiente e quant'altro. In più sono questioni complesse che per conoscerle richiedono un'applicazione importante che non tutti giustamente possono permettersi di fare, perché comunque per imparare, capire, orientarsi in questa materia bisogna dedicarci tanto tempo. E poi una volta che hai letto i saggi numerosi che si trovano comunque in libreria e che sicuramente dopo aver visto questo film sarete tutti quanti più in grado di capire, cioè non è che sono incomprensibili, non è che c'è una questione, però sono, quando leggi un saggio sulla trattativa ti trovi di fronte a una serie di fatti, indizi, documenti, sentenze, non è che si presentano sotto forma di racconto, non è che c'è un legame fra le cose, non è che capisci l'importanza di questo o di quello, leggi un verbale prima di ricollegarlo a tutti gli altri, prima di capire che senso ha, quanto è attendibile, quanto poi è stato, cioè ci vuole un lavoro abbastanza lungo e questo lavoro naturalmente l'ho potuto fare anche grazie alle interviste che ho fatto a tutti i magistrati che avete visto nel film, anche a certi che non sono entrati nel film. Interviste che di solito sono molto lunghe quando me lo permettono, perché comunque al di là di quello che monto l'intervista serve a me per capire e anche per confrontare, perché poi su ciascuno di questi episodi ognuno ha la sua interpretazione, ognuno crede più o meno a un collaboratore, ognuno, cioè ci sono tantissime sfumature in realtà, quindi il lavoro che ho fatto è stato quello ovviamente di scegliere, ma non nel senso di scegliere la mia interpretazione sopra quella di qualcun altro che non avrebbe senso, ma di capire quali sono le cose che si possono dire senza timore di essere contestati. E questa è una ricostruzione di quei fatti che infatti anche tutti i giornalisti a cui l'ho fatto vedere, che anche di quelli che hanno dedicato tanta parte della loro vita a questo argomento, Attilio Bolzoni, Ciccio Lalicata, Marco Travaglio, Sigfrido Ranucci, tutti l'hanno visto, eppure avendo tra di loro posizioni abbastanza diverse, l'hanno tutti trovato significativo, proprio perché il fatto di mettere tutto in fila come racconto alla fine ti chiarisce le idee. Chiarisce le idee anche a quelli che magari ci si dedicano tutta la vita, perché appunto concentrandosi sui particolari sicuramente meglio di quanto non possa fare io, magari non hai comunque la visione d'insieme, che comunque è pure importante, soprattutto appunto in questa forma narrativa che comunque ti tiene, comunque crea dei legami di causa-effetto che non sono arbitrari ovviamente, sono fondati, e costruire quei legami direi che è stato il lavoro più faticoso.
Sabina, scusa, abbiamo altre due domande. Prego, ti scusi. Buonasera, salve. Senti, io volevo sapere il perché è passata, diciamo, dalla strage al processo a un finale, diciamo, con Berlusconi, che era l'elemento predominante. Almeno è quello che ho visto io, nel senso. Volevo sapere se c'era un perché oppure se è stata una cosa voluta. Cioè, se sarà una cosa voluta. Sono due cose uguali. Sì, lo so, infatti. Se sarà una cosa voluta oppure. Il film l'ho scritto io. Sì, l'ho fatto per questo io. Quindi è voluto sicuramente. Per questo io l'ho chiesto. Non è che mi è scappato. Perché è proprio. È questa la tesi del processo. Cioè. Che è anche sintetizzata in una memoria processuale che è stata depositata insieme agli atti al GIP, quando poi il GIP ha deciso di portarlo in tribunale, di procedere al dibattimento. È questa, cioè che comunque ci sono, diciamo, tanti fatti in più, tante sfumature in più. C'è tutta, per esempio, la storia di Mannino, che sarà assolto fra due settimane, che nel film non c'è, che ha chiesto il rito abbreviato, quindi la sentenza Mannino sarà nota fra pochi giorni, che qua non c'è, c'è in breve, è accennata quando tutti quanti insieme diciamo che il Parlamento pensavano questi ci ammazzano a tutti, Mannino era uno di questi che politici che un giorno apre la porta e trova una corona di fiori, secondo la ricostruzione dell'accusa, corre da Subranni a dirgli fate qualcosa perché questi ci ammazzano a tutti, è accusato più o meno di aver fatto questo, di avere avviato in qualche modo la trattativa. Le stragi cominciano perché Cosa Nostra ha bisogno di un altro referente politico, però in realtà non è soltanto Cosa Nostra, come anche si capisce nel film, che ha bisogno di garanzie, perché Cosa Nostra è sempre stata legata a imprenditoria, pezzi dell'esercito e dei servizi corrotti, a tante altre cose, pezzi della destra eversiva, cioè i gruppi fascisti in questa storia sono molto protagonisti, infatti sono felice di farlo qui a Latina e sarebbe bello che lo vedessero anche loro, perché è una vicenda che le riguarda direttamente e le indagini di Matteo si stanno anche dirigendo, a quanto si dice, molto in questa direzione. Questa esigenza di trovare un nuovo referente politico si conclude nel momento in cui questa soluzione politica si trova, e questa soluzione politica è Forza Italia dal punto di vista di Cosa Nostra, che naturalmente non significa che quelli che hanno votato Forza Italia hanno votato perché volevano la mafia, ma sicuramente Cosa Nostra ha votato Forza Italia, e su questo non ci sono proprio dubbi, nel senso che ci sono non solo testimonianze ma anche tanti fatti, e anche il dato oggettivo, vi ricordate a un certo punto in Sicilia ci fu anche il famoso cappotto nel 2001, 61 collegi su 61, e comunque in generale Forza Italia ha preso, benché Berlusconi sia un imprenditore del nord, il suo bacino elettorale più forte è stato sempre nei paesi del sud, quindi non è che è voluto, sì, nel senso che la ricostruzione del racconto è proprio questo, che si crea una soluzione diversa da quella che si prospettava. Qual era la soluzione che si prospettava nei primi anni 90? Che grazie agli scandali di Tangentopoli, che avevano completamente raso al suolo la Democrazia Cristiana, i repubblicani, i socialisti, tutti i partiti che avevano sempre governato fino a quel momento, grazie alle indagini di Falcone che avevano dato una batosta terribile a Cosa Nostra, mandando all'ergastolo più di 330 boss mafiosi, grazie all'opinione pubblica che cresceva, all'equilibrio internazionale che con la fine della guerra fredda era profondamente cambiato, e grazie al fatto che il PDS alla fin fine, che ha appena cambiato nome da Partito Comunista a PDS, era stato coinvolto dagli scandali soltanto in minima parte, c'era stato solo il caso di Greganti che poi ci siamo ritrovati nell'Expo, avrebbe vinto le elezioni in PDS. Siccome era passato anche il referendum di Segni, che introduceva il maggioritario per la prima volta al posto delle preferenze, il PDS avrebbe vinto col premio di maggioranza, il che significava che avrebbe potuto governare da solo, senza dover fare alleanze e quindi compromessi, e quindi c'era il rischio serio
di un capovolgimento totale della classe dirigente di questo paese, tant'è che se in Sicilia succede questo, ci sono anche, per esempio, Urbani, un altro dei fondatori di Forza Italia, non so se ve lo ricordate, che poi diventò anche ministro della cultura. Lui ha vissuto la storia proprio da un altro punto di vista. Lui era un professore universitario, a un certo punto fa uno studio, un sondaggio, e da cui risulta questo, cioè il PDS va al governo da solo se non si fa qualcosa. Il primo a cui porta questo studio è Agnelli, gli dice che bisogna fare qualcosa, e Agnelli ne conviene che bisognerebbe pur fare qualcosa, e Berlusconi, diciamo, risolve il problema anche a loro, che infatti tutta Confindustria, la classe imprenditoriale, sarà convinta dal progetto di votare Forza Italia. Ho risposto? Grazie. Io volevo chiederti una cosa. A parte, mi è piaciuta tantissimo la scena dei mafiosi che dicono: ma chi lo vota un partito dei mafiosi estrema destra? Noi siamo un paese dove quel partito ha preso il 70%, quindi insomma ce n'è di gente che l'ha votato. Invece io la domanda solamente era sul tuo utilizzo. No, quello ancora era il progetto federalista, esatto. Quando ancora pensavano proprio di candidarsi in prima persona. Vabbè, però comunque il risultato l'hanno perfezionato, diciamo così. Sì. No, io volevo chiederti l'utilizzo che tu fai delle interviste dei testimoni di giustizia, dei pentiti. Noi sappiamo benissimo che la classe politica oggi non fa che denigrare il loro ruolo, perché li considera inattendibili, quando in realtà è grazie a loro che si è iniziato a capire qualcosa, che i magistrati hanno incominciato a dare avvio a delle indagini. Ecco, tu hai scelto di andare a intervistarli, quindi anche tu consideri che insomma sia da rivalutare questo ruolo, oppure credi che le intercettazioni che vengono comunque denigrate dalla classe politica attuale debbano avere un ruolo fondamentale? Io lo so che non sei un'esperta, però ti sei messa tu in questa circostanza di parlare. Esperta sicuramente non sono, ma insomma un'opinione su questo ce l'ho sempre avuta, anche prima di affrontare questo film. È vero, cioè la richiesta dell'abolizione della legge dei pentiti era anche una richiesta che stava sul papello, ed effettivamente dal 94 in poi inizia un'operazione, anche se la legge non viene cambiata, perché sarebbe stato veramente impossibile cambiarla, sarebbe stato uno scandalo, ma non c'è bisogno di cambiarla, perché inizia un'operazione di denigratoria nei confronti dei collaboratori, e dal punto di vista legale una serie di complicazioni che fanno sì che in effetti poi non collabori più nessuno. Mentre ai tempi di Falcone e Borsellino c'era la coda di mafiosi che volevano collaborare, questo poi finisce, perché si capisce anche che l'aria è cambiata. Un mafioso, e quando ci parli direttamente è veramente interessante sentire il loro punto di vista, ha bisogno, sapendo perfettamente che tantissime persone nelle istituzioni stanno dalla loro parte, ha bisogno di sapere chi c'è dall'altra parte, se si può fidare, perché altrimenti, cioè, loro per lavoro vanno a pagare i magistrati, vanno a Rotary Club, entrano nelle logge massoniche per conoscere gli imprenditori, i politici, sanno perfettamente che tanti personaggi potenti e illustri in realtà stanno con loro, quindi hanno bisogno di fidarsi. Quando capiscono che l'aria cambia, non si fidano più, e effettivamente anche i collaboratori di giustizia anche oggi fanno veramente tantissima fatica, cioè quelli che decidono di testimoniare fanno veramente una vita d'inferno. Mi hanno detto che ieri hanno assolto Scarantino da un'accusa di stupro, che io ho sentito dire che era infondata. Comunque Scarantino è un altro che comunque sta senza lavoro, senza protezione, senza niente di niente, mutolo, idem, fa tantissima fatica, infatti fa il pittore. Se vi capita, volete comprare qualche quadro, i mutoli sono dei bellissimi quadri. Cioè fanno fatica, e questo chiaramente non fa una buona pubblicità all'idea di testimoniare. Chiedo scusa, ma ti attendono l'altra sala, che facciamo, però non è giusto. Brava, grazie. Va bene, grazie.
grazie.